fognaio, quello che, il formaggio verde. Formaggio verde. L'artigiano, che poi si riducevano a due o tre, carpentiere e fabbrica, che spesso erano la stessa persona, e il mugnaio erano figure. Pensate solamente nei canti popolari. Nei canti popolari, il mugnaio sta fermo a Molinaro con le mani, forse come il bim bum bam. Cioè, nel folklore, anche il cacciatore, nel folklore più popolare, anche il cacciatore è un personaggio che... Altre domande? Prego. Con questi processi di inurbamento spaventoso che ci sono anche in Africa, tutto questo tipo di cultura che fine fa? Perché vale a cercare fabbriche. Guarda, cioè, è molto difficile dirlo. Anzitutto, ecco, questa qui è una cosa che mi prima a dire, grazie, ti ringrazio che mi dai l'opportunità di dirlo. Si pensa ormai che l'Africa dei villaggi non esista più, che l'Africa sia tutta inurbata. Allora, come sai benissimo, l'Africa ha ancora la ratio, la percentuale di urban dwelling, di inurbati, sicuramente quella più bassa di tutto il mondo, in via di sviluppo. Il che vuol dire che nei villaggi ancora questo c'è. Cosa succede nella città? Ti faccio un esempio. Un mio studente ha fatto ricerca per gli Yoruba del Nigeria, gli Yoruba del Nigeria con i grossi centri. Allora dice che un giorno era con un taxista, stava in un taxi, stavano andando non so dove, si vede un cane che sta per attraversare la strada, il taxista dice: ma come, potevi evitarlo? Dice: no, no, perché il cane è l'animale sacrificato di Ogun, protettore del ferro dei fabbri, e io devo fare ogni tanto un sacrificio, quindi quando vedo un cane, in qualche modo, non ti so dire come, cioè, per esempio, in Mali, ultimamente, negli ultimi, non so se 20-25 anni, non saprei dire, grosso modo, se anche quegli esempi lì, è stata formata un'associazione nazionale di cacciatori che hanno un festival molto importante a Bamako, nella zona Bamana, dove si trovano, fanno le loro cerimonie, come dire, aumentano il prestigio che hanno, perché lo fanno vedere in TV, lo fanno vedere a livello nazionale, a livello anche internazionale, per cui si organizzano, c'è, rimane, anche se magari questi qua avevano sparato una lepre in tutta la loro vita, perché non c'è rimasto niente. Comunque c'è, io continuo a dire anche ai miei studenti, c'è un'Africa che c'è, che non è semplicemente l'Africa assimilata che noi pensiamo tutti, Fela Kuti e tutta quella roba lì, non è solamente quello, c'è anche quello. L'Africa è grande. Altre domande? L'influenza, Cesare, del turismo islamista e dei fondamentalisti delle chiese pentecostali, no? Questo leggendo delle cose molto interessanti, dove da un lato c'è questo, dall'altro però nascostamente c'è il mantenimento di una certa ritualità tipica di quella zona. Non sto parlando adesso anche di occidentale, si sente? No, ma insomma. Ripeti. No, chiedeva la professoressa Gentili come stanno le cose con questo penetrare ormai capillare di denominazioni, non solamente musulmane di varia tendenza, ma anche e soprattutto direi delle denominazioni cristiane, fondamentalisti di tutti i tipi. C'è anche quello. Ma la cosa più interessante è questa. Presenterò una relazione a un convegno sulla diversità religiosa a Strasburgo, che si terrà alla fine di maggio, sul paradosso che sono proprio certe denominazioni cristiane che ricaricano, che danno nuovo
impulso, un nuovo fuel, un nuovo, mette una nuova, come, fuel, come si dice? Sì, perché vi faccio solo, nella zona dove opero io, io lavoro su una società segreta di maschere, che è praticamente una delle ultimissime che sono rimaste veramente ancora pienamente operative in tutta l'Africa occidentale, e lì ci sono i missionari del Summer Institute of Linguistics, the World Church, che sono devastanti da tutti i punti. Almeno, lasciatemi spezzare la lancia, almeno i cattolici sono professionisti. E ormai è una capita che mi sta su con le orecchie, questi qua sono una cosa terrificante. E loro vanno in giro, mi ricordo una volta, stavo per venire alle mani con uno di questi qua che andava in giro per i villaggi dicendo: ecco, vedete Sigma, che ha questa maschera, che ha le corna, è il diavolo. Per cui quelli che si configurano l'idea del diavolo dicono: poi il mondo è vero, perché è una potenza terrificante. Quindi paradossalmente, laddove certe ci sono certe resistenze, in maniera completamente distorta, ma si configura una situazione per cui questi qua, gli stessi, i musulmani sono i primi a credere che questi qua abbiano veramente i poteri che hanno. Per cui c'è, come dire, c'è un gioco, una dialettica, tale per cui non, alla fine non sa mica chi è che vince, chi è che perde. Cioè sicuramente per quanto riguarda il trend storico, sono configurazioni di simboli, di credenze, che sono, secondo me, piano piano ce ne dovranno andare. Ma prima di Abramo ci saranno dei legati, come ci sono qui, nei nostri sistemi di credenze. Quindi ci saranno delle eredità che chissà come emergeranno. Stavo pensando, con chi avevo parlato? Ah, con te, quando mi hai detto di San Mamolo. San Mamolo, sapete, il patrono delle balie da latte, perché il suo miracolo fu di farsi crescere i seni quando trovò un bambino per strada e non sapeva come dargli da mangiare. Cosa succederà fra il Baman fra 200 anni quando di queste cose qua non si ricorda, chi lo sa. Qualche altra domanda? Ma Cesare, mentre tu parlavi, e adesso si è interrotto ma lo possiamo rilanciare, abbiamo visto dietro di te un po' scorrere alcune immagini degli oggetti che compongono la collezione di cui stiamo parlando. Ci sarebbe qualche oggetto in particolare che può, più di altri, ovviamente tutti racconteranno una storia e possono raccontarla, però rispetto quantomeno al tema che tu oggi c'hai. C'è una maschera Senufo. Forse una delle ultime che abbiamo visto. C'è una maschera Senufo Ponyungo, sulla quale ho una lezione intera, però è molto complessa. No, per carità, adesso così complessa no. Solo se ci puoi dire che magari qualche oggetto cosa. Ma per quanto riguarda i temi di oggi direi che quella lì era la cosa più. Come si fa? Riproduci di nuovo con il ma. Ah. Ma se è andato a finire sotto forse. Sì. Questa è qua una maschera Ibo, queste sono maschere Ibo della Nigeria. Questo qui. Questi qua sono. Secondo me erano del Dome, queste qua, del Benin. Sono bossi del Benin. Questa è una scena parata, ma no, rispetto ai temi di oggi c'era quella cosa, ma sì, è un po' complicata. È molto complicata, vediamo la prossima volta, sì. È una lezione no. Da master, oggi abbiamo fatto una lezione da bellissima, da baccalaureato d'alzato. Ecco, questa è una data. Bon. Kuno jundu kasile jidala junna
salvano cagne con ogni un castile si la della gialla la con ogni un castile